Buongiorno a tutti. Ho sbagliato tasto. Eccoci qua. Demo di grande interesse. Stiamo salendo tutti i miei file. Speriamo, vediamo. Via. Tutti su Steam, quindi oggi non dovremmo avere problemi di sorta. Mi devo anche aprire il file, però. Twitch. Lasciamo display, va così. I rischi sono minori. Allora, Genesis Noir, libreria. Ciao Pata. Si può salutato, sì. Coppo, demo, sono tutte pronte. Eccolo qua, c'è Freedom Finger che ve lo farò vedere settimana prossima, se ne troviamo 5. Genesis Noir, demo. Mai visti, rivedo la prima volta con voi. Prepariamo anche il pad. Hai visto? Questa è la radio in cui sto sentendo fantastici commenti della Magica Roma. Si è smarmellato già tutto, però. Molto bene. Quindi, ho fatto vedere il monitor, ma non serviva. Game capture. Proprietà. Proviamo a mettere tutte full screen se se la prende, speriamo. Maestro, un'accensione a freddo di stale olio. Mi è piaciucchiato, era un po' lento, però non mi ha dato fastidio, onestamente. Bel film, non eccezionale. È giusto, è giusto. Cosa ha detto Ranieri Sippo? L'ho sentito, non mi sembra che abbia detto niente di terribile. Ricominciamo. Salone carino, però secondo me gli mancava qualche bel dialogo, qualche bel momento. Perché non sento una sega? Ciao zio, buongiorno. Ah, ora sento. Start game. Genesis Noir is set before, during and after the Big Bang. To save your love, you must enter the expanding universe and stop it special. Addirittura. Click e tieni premuto per prendere le cose. Click to walk, double click to run. Click and hold to continue walking ranking. Ha detto che il prossimo anno la Roma non sarà giocata ad entrare in Champions. Forse se tutto pare fa 2 anni. Beh, ha detto che non è detto che lo faccia, però. Non che non lo faccia. Cioè, se il campionato è quello di quest'anno, te la giochi a Champions. Vai come va, va. A meno che non sa cose strane, tipo che vendete tutti. Cipino, è vero che è tanto che è sparito, cazzo. Radio Wave from the Big Bang Across the Universe recording the vibration of the coloration. Elettronic proton non so. Vabbè. Ma che cazzo è sto gioco? Allora posso andare da sinistra a destra, facciamo la volante. Io non ho capito bene che vuole che faccia. Sembrerebbe che devo prendere la frequenza, ma. È sempre un piacere, zio, grazie.
Ma what the fuck? Devo chiaramente indovinare qualcosa con la frequenza. Lo sentite voi l'audio di gioco? È importante, eh? Riesco però, porco. Ancora no, zio. Giocate adesso, un'oretta. Ah, aspetta, però forse se muovo così. Non credo che... non c'è niente. Sai che c'è pure il problema che secondo me sta freccetta non funziona. Guarda che mi incuriosisce sto gioco però, eh. Se non riuscissi a capire che minchia vuole. Ah, devo prendere l'onda. E lasciare, se lascia fa. Ormai sono diventato il re. Uè, Anto! È che ero rimasto così, non succedeva niente, la devi proprio lasciare. Strano forte questo. Improvisation. Ma non ha cazzo a che vedere col noir, cioè è basato sul Big Bang, cioè una roba. Bello da vedere però. Ah no, c'è un po' la città.
Genesis Mara, è vero, da quello. Ciao zio, buon divertimento. Mia, che scalette, oh. Fatto partire io, muovendo con il mouse. Se mi fermo lo fermo, se lo grabbo e lo porto a destra si muove. Io in questi giorni sto giocando a Final Fantasy su Switch e sto iniziando ad avere paura per i remake. Perché dici che lo rovinano, che è ancora bello? Esteticamente mi fa impazzire, lo dico, sta roba è una delle robe più belle fuori di testa su cui ho messo mano. Ho scoperto che Layer of Fear 2 esce da una decina di giorni, io non sono interessantissimo. Interessatissimo. Sembra un po' un cartone degli anni 50, cioè quelle robe che andavano un po' ando cazzo gli pareva a loro. Una jam session. La colonna sonora fantastica. Cioè dico che con quella grafica lì potevi mettere di trattare delle tematiche che con quelle ultime edizioni di oggi non puoi. Tipo Red 13 voleva scopare Reddit. Minchia, non ho mai fatto vedere sta cosa. Boh, vediamo, non è detto, eh. Scusa, ma mi sono distratto. Bravo Pato, sono d'accordo. Quella è una drum session. Questa è jazz. Questa è una figata colonna sonora, infatti. L'adoro. Quella là è tamburi, bom bom bom, che probabilmente è jazz lo stesso, eh. Non voglio fare il fighetto. Minchia, mi sono distratto. Cazzo però, non mi distraete in questo momento.
Spero sia suona a cazzo. Non usciamo. Ma qua non è neanche il Simon, Tony. Cioè, le prime due erano il Simon. Poi adesso ha sparato. Suona, random. Però era l'unione delle due cose, cioè la cosa visiva che secondo me è incredibile, è bellissima. Ok, forse devo fare altro. Sto creando per voi, ragazzi. Attenzione, ha bevuto il veleno? O era alcolico? No, alcolico. Guarda che sia una figata da comporre. Guarda, questo è tipo il top di video demo fino adesso, vedi, guarda. Non so se, forse suono così posso girarlo. Thank you.
riesco a far muovere questo treno. Ah, davanti, non dietro. Qui sembra roba del primo battiato. Ma secondo me ha stravinto, caspita. Certo, molto sperimentale. Tanto mi sembra esserci anche una storia dietro. Ciao Spoon! Buongiorno! Applauso accademico, bacio strutturale, bocca troia! Bello, bello, bello! Super win questo, signore! Super, super win! A parte la freccetta che c'ho problemi a uscire, no? Andiamo col secondo. Madonna, che bello, cazzo. Che esperienza meravigliosa. Sono eccitato. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto. Non so se mi romperei il cazzo dopo 10 minuti, però bello. Visto che hai deciso di buttare nel cesso il tuo canale costruito con tanti sacrifici, dimmi almeno perché Inzaghi non fa schifo. Guarda, come allenatore non è terribile. La Lazio sbaglia... Ha sbagliato la formazione nel voler inserire a forza alcuni giocatori come cambi. Però in realtà la Lazio quelli ci aveva. Con una squadra forte secondo me non fa grossissimi danni. Però non è da Juve secondo me. Cioè, se devi mandar via Allegri, che senso ha prendere Inzaghi? Questo dico. Cioè, a quel punto è meglio, 100.000 volte meglio Allegri che è più esperto. Se fai il salto di qualità, ne prendi uno espertissimo, ci provi. Sto riavviando Steam perché si era un po' sbarmellato. La seconda demo di oggi, attenzione, è Neo Cab. Gioco che abbiamo visto un sacco di volte in qualche conferenza. O anche nello show indie, forse. E che è uscita sta demo così, improvvisamente. Vediamo, probabilmente alle 3 ci sarà la data d'uscita addirittura prima. Belle le finestrelle prima, caspita. Belle, 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 belle. Grafica qualità good. Beh, direi anche ultra. Monitor display 1. Vediamo se ce l'avete. 3, 2, 1. Non ve- sì, eccolo. Eccolo, mi è smarmellato. Trasforma. Adatta allo schermo. Neocab è quello del tallista, eh. Beh, ci avete in giro Conte, secondo me, eh. Non è ancora impossibile, anche se dovrebbe andare all'Inter. Però non lo so. Onestamente penso che la Juve lo sappia, però. New game. Night 1, The Desert of Skate, Los Angeles, California. There comes a point in any long time where you mind goes a little off the road. It's like the flashing lights in the highway up the night's you. Like Snowman to talk to the clouds. Porca matto di name for the 100 Joshua 3 you pass in this end of death. It was official at that point, and so was. Quindi lei si è rotta il cazzo, guida sta così col cervello un po' in pappa. Ancora 4 miglia, 40 miglia. It was like a human sonic enemy last week, my wife was going to work fast and she knows it. Vabbè, lei sta tornando al suo paese natale per cambiare vita. Dovrebbe essere questo il gioco, è un gioco del viaggio con sto taxi in cui succedono le cose o incontri delle persone. Madonna, i di Sarri no, Sarri non è proprio da io, c'ha la tuta, cazzo. Io non li voglio gli allenatori in tuta, Dio buono.
è proprio gioco di taxi, eh? Ma non guido io, però. Cioè, ma che cazzo di gioco è? Sono tutto il tempo a chiacchierare con gente in taxi. Speravo ci fosse un po' di ritmo. Mazza che angoscia la colonna sonora, vero Antonio? Sì, tra l'altro ha preso questo, c'è un dramma dietro. Funziona anche per quello che vuole fare, non dico di no. Però sti cazzi di questo, ma chi lo conosce? Non l'avevo capito Antonio, pensavo fosse un gioco di taxi. Il maestro Kojima ha finito di montare il 3 di Death Stranding. Ehi hey Brusim, ciao, se vuoi provare seriamente a vincere una roba. Ah, quando è arrivato Brusim? Non fa per me, ragazzi, non ce la posso fare. Sì. Capire se una volta ha portato lui me ne fa prendere un altro, se arrivo in città succede qualcosa. Non lo so se ce l'ha, è nero padre, chi lo sa. Però è un fotografo, dai. Questo è proprio tolto dalla lista delle robe per cui avevo interesse, eh. Parlo mai con tassisti, cazzo. Odio che provano a parlare con me. Secondo me c'ha un suo fascino perché piace questo tipo di giochi. Non è il gioco di fare il tassista, Brusi, ma sembra proprio visual novel. In più scegli tu chi andare a prendere, proprio non fai niente, guida tutto da solo, fa tutto da solo. A me piaceva la parte del gioco di lavorare. È tipo alla con i taxi, poi se ti aspettavi casi taxi non so dove ti è venuta questa cosa. Casi taxi no, però un gioco di lavorare taxi sì. Carino, secondo me a chi piace il genere è anche molto bello, ma non per me, manco per niente. Il prossimo è The World Next Door, gioco che è uscito. Il gioco che è uscito e che non è stato accolto benissimo dalla critica, sinceramente.
Però volevo vederla, ero curioso. Ah, Waspone, non avevo capito, ma se sei più sveglio di me, e che te posso fare? Ammetto la mia deficienza. Questo è The War Next Door, l'avete sicuramente visto. Voi lo starete vedendo, ma io non trovo. Forse vuole il padre. Tanto sopra segna 2200 fps. Two Worlds Lay divided by a single dimension, Earth and Amoris. Long ago, beyond any written language or memory, portals were created to join these two worlds, and one governed by humans and technology, the others guided by magic and mystical beings. Once a generation, the portals opened, connecting the twin worlds and allowing both humans and Amorians to cross over. While the portal openings were once marked by war and destruction, the people of today believe in a unified coexistence. Sì, bravo Spawn, esatto. Mazza quante ne sai Spawn. As the portal opens, both worlds hold the festival, a celebration across the time and space, and full of lucky travelers are selected by lottery, and for a single day are allowed to pass through the portals. Carino, nell'ultimo gioco giocando non ti ho mai sentito dire il gioco di merda. Questo vuol dire che sei diventato una fighetta a cui piace tutto. Come va di moda adesso su YouTube. Che cazzo? In realtà me ne sono accorto anch'io mentre lo facevo, Idi. Però è capitato, che devo fare? June, you can let's be dreaming of living at the eternal life against the odds, she has won the lottery of national vitality. Così già finisce la cosa di visita di Emily's. Vita vuol dire, ma perché porco? Sì, però se mi distraete mi perdo proprio le trame. Ciao Dante, buona domenica anche a te. Eccolo qua. Allora, c'è la parte di chiacchiericcio e poi c'è la parte di gioco che è, come dice Spawn, un po' puzzle game. Quindi lei si sono incontrati queste due persone di due mondi divisi, mi pare di aver capito, no? Lei è umana, quell'altro invece è Spawn. No, Dante è tanto una brava persona. Beh, mi sono svegliato alle 8:30 con Ami. Vito Iuvara, se escono su Switch ed addirittura le pubblicizzano loro nei direct, mi interessa il giusto. Ah, è vero, bravo. Mi è piaciuto quello Black Paradox ieri, in realtà. Se me lo regala su Switch, me lo gioco più volentieri su Switch, no? Compa. Salutar. Uskbenium. Ascenda. Vabbè, dai, facci vedere il gioco, dai, dai. Chiacchierete, 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 tutto bello, tutto buono. Ascenda? È già un po' troppo visual novel. No, io ho svegliato verso le 8:30, mi sono fatto un'oretta di Rage 2 così da partire alle 10 con questo show incredibile. Ecco il gioco. C'è un pozzo, non sappiamo come funziona, non caderci lì, insomma. Ok, forse devo andare avanti. Di che stai parlando, Zippo e Dante? Ha!
Insomma, avrei qualche mio dubbio. Vinarà. Ah, ecco, devo parlare con tutti. Salutare. Hey, thanks for waiting, thanks for long as usual. Nerd. È la persona più intelligente che conosciamo. È la più bella. La più cool, in realtà. Ah, è tanti secoli che una ragazza non viene qua in questo momento. Facciamo la fighetta impaurita. Che toro set! Evil team! Nulas. Recusabo. Ora sei pazzo. Salutar. Per cominciare, ragazzi. No, sono andati sotto loro, vero? Mi sono distratto. Ascenda. The only thing you need to know about using magic is that it comes from below. Viene da sotto. Da dentro. Al profondo. Ma è dettagli, c'è di tavolo di ottavo. Press C, una gruppa con 3 matching tutto, cassa spell. Press C, ho una gruppa con 3 matching tutto, cassa spell. Quindi vado sulle 3 e prendo C. Puoi anche fare una differenza, poi combinato quindi big spell. Ah, quindi devi spostarlo. Ok, quindi si tratta di spostare le rune all'interno della tabella. Castri spezzo da mangiare pure. Get into trouble, try dashing away. You can dash to quickly move and avoid damage by pressing space. Press space to dash to the trap. You can use your skin in the fuck section. Technical do some work but the ability to be there. Salutare. Good job. Non inizio ci conto che ti spiego se vuoi the shine. Come on, so you got to admit that was up. Whatever. Ok, è arrivato il momento del dramma. Esci tua. Della Cuba.
terribile, l'idea. C'è un po' troppo iacchiericcio, però non mi sembra terribile. Vediamo come funziona, perché la meccanica che ho visto lì adesso è una rottura di cazzo. Devi andare lì a prenderla in mano. Dovevano metterci un bel puzzle game, secondo me. Però, sono anche così orrendo. Ok, quindi come cazzo si può fare? Ah, beh, posso semplicemente... Praticamente la meccanica di 500 giochini da cellulare. Sì, però più scomoda. Però non devo dire, lei non divertente. Cioè, se facesse giocare di più potrebbe funzionare. Mi sono incartato perché sbagliavo X con C. Ah, io sono bloccato. Ah, puzzo. Ma sì. Ah no, questo è più zuccherino. Uguale anche se sono spostato. Sono un po' il campione del mondo. Sì, sono abbastanza d'accordo, Spawn. Però rimane comunque una meccaniccia, cioè niente di clamoroso. Cioè, a quel punto vi consiglio molto di più, sempre su Switch, quello dei robot di cui vi ho parlato un po' di volte, che dovevi incastrare delle cose, ma era più difficile, era pure tattico, secondo me è un po' più giocone. Perché adesso sono due.
sembra un po' il dio di questo gioco, vogliamo dirlo. Che non prendi, si gioca, gioca, scusa. Ma io sopporto più la grafica che la meccanica, se proprio devo dirti la verità. Da dove sono venuti? Non lo schifo proprio. Inara. Ah, rompo forse quella roba di era adesso. Sono belli, il gioco è generico. Sì, sono d'accordo. Però il gioco si guarda, Senta! Cosa vuoi? Sono incuriosito. Non credo che lo comprerei. Però gratis potrei giocarlo. Veramente bene, bene, bene. Ok, passiamo. Beh, mazza, le sto pure finendo tutte le demo oggi, minchia. Vabbè, no, cabba. Lei con la maschera è molto sciacca. Non è vero, sciacca. Allora, che ci abbiamo come quarto gioco di giornata? Vediamo un po'. Agent 9. Sai che non mi ricordo neanche quali sono questi due. Vediamo un po' Agent 9 demo. Questo l'avevamo visto con Stone. Siamo alla quarta Stone di 5. È partito sul monitor di sinistra però, porco zio. Quindi un attimo che devo metterlo in finestra, portarmelo sul monitor al centro. Senti. Aspetta, se ne gioca. Alt tab. Che c'è un problema che non c'è. Per metterlo in finestra. No, tanto. Ok, vediamo se lo vedete. Sì. Trasforma, adatta allo schermo. Sto aggiornando il video, se non torna è stato bello. Ciao Skull! Secondo me tu stai facendo dei danni questa cosa. Daniele. Ma che cazzo è la gente là? Penso per non aver speso 50 euro in più per fartelo installare da qualcuno, ragazzi. Minchia Borderlands improvvisamente. Ma che era l'FPS, mi sa, L'FPS, sì. Sembra 13 tutta la vita questo. Però era tipo una roba neanche FPS, dovevi essere steltissimo. Sì, ma ci sta combattendo da quando l'ha preso. Questo lo ti dico.
donna è orribile. È di una bruttezza di un certo livello. Non una grandissima scelta, ma... E poi devo giocarlo stealth, che non è un problema. Come eviti la torretta? Sì, fruttoz. Sembra una roba, ma neanche fatta. Per generico. Beh, direi che possiamo. Perché non posso usare per prendere le cazzo di livello hit. Riesco a prendere più oggetti. Molto bene lui. Vabbè. No. È tutto molto bello, Brusim, guarda. Andiamo avanti con l'ultima demo di giornata, che è Balanced. Balanced. Eravamo andati troppo bene fino adesso stamattina. Ma pensa che io li scelgo perché guardo il video e mi pare figo. Balanced. Questo piace a Antonio. Dovrebbe essere una cazzatina tipo quello nella pentola. Però con questa roba qua, con questo stile qua, con questo che si deve muovere su sta rotella. Balanza, balanza. Si prende solo lui. Non so, tanto per lo stile un po' medievaleggiante. Come vado avanti però? Ah, piegandomi. Okay. Così jump. Ah, in su vado avanti. Ah, vedi, c'era scritto. E devo evitare di cadere. Ok, 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 non terribile, non terribile. Devi stare attento a ribilanciare e a cercare di non impuntarti proprio dove lui muore. Non è proprio il pentolaro, c'ha dei livelli. Troia. Più che un monociclo sembra un mulino. No, è quel gioco con le bici e i trampolini. Troia Rising medievale. No, tra Rising no. Ah, tra l'altro devo rigiocarlo un po' tra gli altri, mi sono sbaggato fino a me. Molto male. Non è terribile da controllare, cioè la cosa funziona. Però, ah, ce l'ho fatto. Genio. Non lo prende. Era colpa mia. Sì, è cazzatina, per carità di Dio, eh. No.
Marco checkpoint, ma per questo stronzo. Oh, c'è tantissimo. Ormai ho dischiato controllo. No, ma porco... Ciao Barbaunta, è come vedere un anziano intento in un coito. Lo posso è vero, sinceramente. Ma devi muoverti pure bene prima per il salto, vero? Per farlo. Fa saltare qua. Ce lo evitiamo. Ok, nuovo record. Il problema è se le maghe cominciano ad attaccarmi, perché faccio un po' fatica. Checkpoint, nuovo checkpoint. Fondali molto carini, ma boh, Ross è altra scuola. Ciao Gogol. Però funziona, Provo mediamente divertente. Lo stile piace a me, devo essere onesto. Chi mi ha ucciso prima? Lei, vero? Voglio provare a finire questo livello, dopo stacchiamo. Dopo stacchiamo e vi dico che pomeriggio potrei fare un po' di A Plague Tale, potremmo iniziare quello. Niente, faccio la fatica qua. Cosa ha spammato Stone? Ah, Bob Ross, infatti. Allora, con calma, con calma. Perché vai in discesa, tu fai la mossa e quindi così. Così. Falla un po'. Ottimo. Tristella, tristella. Ottimo. Fallito. Non ce la fa mai il doppio salto. Disastro qua. Ah, tosso, tosso. Io nel pomeriggio ho un tiff da finire, diciamo. No, io ho da finire anche Rage 2 in realtà. Però è... Non, mi va, non credo che riesca a finirlo. Quindi magari faccio entrambi. Plague Tale non mi sono neanche informato su quanto dura. Non credo sia una roba lunghissima, no? Fallito sinceramente. Questo è il primo livello però, qualche taglie. E dai, Lumaghi, e dai! Stronzissimo comunque.
vogliono le skill qua per farlo. Però potrebbe avere il successo del pentolaro, quello magari sì. Se lo fa qualche streamer famoso. Ti vedi poi la fisica conta, cioè se la lancia si ficca sotto la lumaca rimane inculato. Ma non lo convinciamo troppo Idi a giocare a forza, cioè già Rainbow Six me la fa più malissimo. Madonna che brutta fi. Adesso se vuole giocare bene, ma non sarei lì proprio a forzarlo. Ho sbagliato tasto. E dai Gianluca. Numero qua, numero. Ah, ce la posso fare a finire questo livello, dai. No! No! Troppa fretta. Non so facile, funziona. Posso dire no. No, Anto, tu potresti fare il pass un mese a tipo un euro per farti una mesata, quello sì. Comprarlo no, dai. La porto la lumaca, novità. Guarda che genio. Guarda che genio, cazzo. E andiamolo! E vi regalo un sogno! Minchia, 2 stelle su 3. Vabbè, veramente carino pure questo, signori. Ah, era 3 mesi. Però mi sa che non c'è più, eh. Vabbè, che ci sta un altro livello? Sì. Giusto per vederlo, eh. Ah, il pesce cade. Ah, è bellissimo sto gioco. No, pure sopra, non per cazzo. Gioco dell'anno. Loti. Solo che, cioè, perso 8 ore per fare il primo livello. Credo che la prima soglia di tolleranza, o meglio di tollerazione, sia più bassa. Va bene signori, vi ringrazio per essere venuti a questo Vitos Demo episodio 5. Ci si vede forse, no, quasi sicuramente nel pomeriggio con Rage 2 a Plague Tale e forse un po' di Trial Rising o nessuno dei tre, chi lo sa, chi lo sa. A dopo, ciao belli.